Il Signore non è venuto a condannare, ma a salvare. Quando noi diciamo questa parola salvare, la pensiamo tante volte forse esclusivamente nei confronti di ciò che sarà dopo questa vita terrena, certamente anche quello, ma il paradiso, la serenità del cuore, la gioia di sapere che stiamo compiendo delle scelte buone già qui su questa terra, che profumano di bontà, di salute, di bellezza, di serenità, sono già da realizzare su questa terra. Il Signore è venuto perché noi già oggi possiamo vivere in pienezza, in modo bello, buono, sano, tutti i doni che Lui ci ha dato, perché già da questa vita possiamo sperimentare, ecco, ripeto, il paradiso se scegliamo, se condividiamo i valori del Signore, o l'inferno se perseveriamo, se ci ostiniamo nei nostri progetti che sono fondamentalmente stupidi, non hanno nessun senso, nessun valore, come coloro, ripeto ancora una volta, che magari vedono sul pacchetto e niente, decidono di fare di testa propria. Allora chiediamo al Signore questa grazia nella nostra vita, che possiamo salvaguardare la nostra salute, possiamo confidare nel Signore, soprattutto possiamo cogliere tutti i segni che il Signore ci manda, possiamo coglierli per essere e per sperimentare già su questa terra la salute, la salvezza che il Signore vuole con tutto il cuore per noi.